Benvenuta su Democratica TV a Roberta Pinotti, ministro della difesa del governo ombra del PD. Oggi è una grande giornata, quali prospettive attendono il Partito Democratico dopo questa assemblea e dopo anche la relazione del segretario Walter Veltroni? La relazione di Walter è stata molto bella e molto importante. Io soprattutto vorrei parlare dell'ultima parte, quella in cui ha raccontato come adesso il compito è quello di far crescere il partito in tutta Italia. Ne abbiamo un grande bisogno, perché da un lato l'opposizione che può fare il governo ombra, che è un'opposizione su tutti i problemi, diciamo, che sta toccando oggi il governo vero, insomma il governo reale, è un'opposizione molto in linea con quanto abbiamo prospettato in campagna elettorale, cioè continuiamo a essere molto duri e molto fermi sulle cose che secondo noi sono estremamente sbagliate. L'ultima, quella che è appena passata in Senato, cioè l'inserimento di una norma per cui i processi non si faranno più, ma in particolare non si farà più un processo, quello che riguarda il Premier, e su questo, diciamo, la nostra opposizione è stata fermissima. Nello stesso tempo però sappiamo che questo è un paese che ha problemi che vanno risolti e quindi portiamo avanti in Parlamento le nostre proposte, anche per quello che riguarda, ora stiamo studiando la manovra economica, il documento ufficiale, diciamo, non lo abbiamo ancora letto, abbiamo visto le anticipazioni sui giornali, e rispetto a questo uno dei problemi principali, che è quello del potere d'acquisto dei salari, soprattutto del lavoro dipendente e delle pensioni, ci sembra che non venga affrontato in questa manovra, anche se la studieremo con attenzione e faremo su questo delle proposte, così come abbiamo fatto per quello che riguarda ad esempio le coperture per l'abolizione dell'ICI. Cioè noi facciamo attenzione che si facciano proposte che poi vadano effettivamente nel senso di servire ai cittadini e non si tolgano, diciamo, risorse che possono essere importanti. Per esempio erano state tolte le risorse che riguardano la lotta alla violenza sulle donne, che è un problema assolutamente drammatico, veramente drammatico nel nostro paese. Però dicevo, nella parte soprattutto finale, quella in cui Walter Veltroni dice come dobbiamo fare la forza di questo partito sui territori, facendo quindi vivere nei circoli le discussioni, le idee. Noi abbiamo, insieme a questo compito del fare opposizione oggi, abbiamo il grande obiettivo di costruire davvero la proposta nuova per vincere le prossime elezioni. E la forza di questo partito è determinata dal fatto che tutte le persone che hanno aderito e che ci hanno votato possano darci una mano a costruire il progetto nuovo per questo paese. Le elezioni la destra le ha vinte sulla paura, ed è un paese oggi insicuro e che ha paura, ed è stato in qualche modo facile per loro puntare su queste. Anche oggi il tipo di proposte che fanno, l'esercito per pattugliare, che non risolve nulla, diciamo, rispetto ai problemi di sicurezza, però rispondono a che cosa? A quell'obiettivo di alimentare ancora di più questa paura e questa emotività. Noi siamo consapevoli che il tema della sicurezza è un tema importante, per questo in realtà dentro alle proposte che sono state fatte, che sono state approvate dal Parlamento, più del 70% di queste proposte erano contenute nel pacchetto Amato, quindi non siamo né insensibili né incapaci di progettare, ma non vogliamo dare delle risposte emotive che alimentino o non solo le paure, ma anche alimentino un clima di caccia al diverso, certo. Insomma, dove si possono alimentare, insomma, tensioni che poi diventano difficilmente gestibili. Allora, dato che noi non pensiamo che dobbiamo far vivere questo paese nella paura e vogliamo un paese che ripunti, diciamo, sulle sue capacità e sulle sue prospettive, il tipo di proposta che dobbiamo fare è una proposta che sappia dare energie, forze, passione, partendo da questo. Ma per costruire, ecco, la riscossa, insieme, dico, all'opposizione seria che facciamo e che è in linea con le cose che abbiamo detto in campagna elettorale, abbiamo davvero bisogno di tutte le forze che possono darci una mano per costruire una pagina nuova di questo paese. Ecco, in questo senso anche i cittadini sono chiamati, no? Il segretario anche nei giorni passati, oltre a dare un grande senso, diciamo così, di speranza verso il futuro d'Italia, un'Italia che veramente si può rinnovare, può cambiare, però ha anche parlato appunto della responsabilità che hanno i cittadini in questo senso nella costruzione anche di un partito grande come può essere il Partito Democratico. Cosa ne pensa? Quando abbiamo scommesso sulla partecipazione
partecipazione dei cittadini, lo abbiamo fatto sempre con le primarie, abbiamo trovato una risposta molto molto al di là di quelle che erano, sono state le nostre aspettative. Adesso il compito è in un certo senso più complesso, perché non vogliamo soltanto che i cittadini ci aiutino nel momento, diciamo, dello scegliere delle persone, che è anche quello un momento di partecipazione importante. Vorremmo davvero un aiuto nell'elaborazione delle linee nuove da proporre per questo paese, quindi è un po' più complicato che non chiamarle semplicemente ad un appuntamento, però credo che la sfida sia questa, cioè se noi riusciamo a mettere in moto una voglia e un entusiasmo rispetto a queste cose, credo che questa sia la sfida. È chiaro che dopo una sconfitta elettorale è anche più difficile, insomma, non ci nascondiamo dietro a un dito, insomma, non facciamo finta che non ci sia anche questo problema. Bisogna però da questo punto di vista ripartire. La delusione c'è stata, insomma, c'è stata, non sappiamo che siamo partiti da un punto difficile molto basso e sappiamo che, insomma, speravamo che ci fosse un esito diverso, questo è inutile negare, però io credo che elaborato la difficoltà, io credo che a questo punto si tratti di andare avanti costruendo su tutti i temi, che si parli della ricerca, che si parli della sicurezza, che si parli del problema dei salari, della vita quotidiana, che si parli delle modalità del lavoro, che si parli del lavoro delle donne. Le intuizioni che finora abbiamo avuto, che credo siano giuste, devono crescere e dare anche soluzioni nuove ai problemi che fino ad oggi abbiamo trovato, soluzioni che possano far scommettere nel futuro. È la sfida che abbiamo stando all'opposizione, fare un'opposizione seria, credibile, dura quando lo deve essere e costruttiva quando lo può essere, ma nello stesso tempo, insieme a questa operazione che si fa in Parlamento, noi abbiamo bisogno di costruire il profilo e il progetto per la riscossa. Bene, ringraziamo ancora Roberta Pinotti, l'aspettiamo ancora. Grazie. E su Democratica TV per adesso è tutto. Grazie, arrivederci.